Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo capitolo del Diario del Cacciatore, dove vi parlerò del sortilegio e di come annullarlo. Allora, il sortilegio, conosciuto anche come fattura indiretta o malocchio, è in sostanza una maledizione con cui si faceva del male ad una persona facendola ammalare oppure rendendola sfortunata e via dicendo. Per annullare gli effetti del sortilegio bisognava praticare un particolare rituale che si divideva in due fasi. La prima fase serviva per stabilire se effettivamente la persona era stata colpita dal sortilegio, mentre la seconda fase serviva appunto ad annullare gli effetti di questo sortilegio. Per poter praticare bisognava però prima procurarsi un particolare tipo di olio che si otteneva facendo friggere nell'olio d'oliva dell'aceto con della salvia, della ruta, della valeriana rossa e della palma benedetta. Ottenuto quest'olio lo si metteva all'interno di un'ampolla e lo si benediva, e con quest'olio benedetto si poteva iniziare il rituale che consisteva nel prendere una ciotola con dentro dell'acqua e facendoci sputare dentro dalla persona fatturata. Dopodiché si prendeva l'ampolla con l'olio benedetto e con quest'ultimo si faceva per 3 volte il segno della croce sopra la ciotola, dopodiché si versavano 7 gocce di olio all'interno della ciotola. A questo punto, se le gocce tendevano a disperdersi, allora non c'era sortilegio, ma se al contrario le gocce d'olio tendevano a raggrupparsi, allora significava che la persona era stata colpita da un sortilegio. A questo punto bisognava ungersi il dito della mano destra con l'olio benedetto e bisognava fare un segno sulla fronte, sulla gola, sulla nuca, sul petto e sui polsi dell'affatturato. Dopodiché si prendeva un bicchiere con dell'acqua e del vino e si andavano a cancellare i segni lasciati con l'olio e contemporaneamente bisognava recitare la seguente orazione. La potenza di Dio Padre, la sapienza del Figlio di Dio e la potenza dello Spirito Santo liberano questa creatura, prendendo quest'acqua o vino, da ogni veleno, follia, incanto, male, mediante la potenza del Santissimo e indivisa Trinità dei Padri, Figlio e Spirito Santo. A questo punto bisognava far recitare all'affatturato un Padre Nostro, un'Ave Maria e un Gloria al Padre, e gli si doveva far bere quell'acqua e quel vino che era rimasto nel bicchiere con cui si erano lavati via i segni di olio santo. E se il rituale era stato svolto nella maniera corretta, allora all'interno della ciotola le gocce di olio si sarebbero separate, e quindi a questo punto non restava altro che prendere quell'acqua e gettarla il più lontano possibile e il più velocemente possibile. Bene, detto questo, non mi rimane come sempre che ringraziarvi dell'attenzione e vi do appuntamento nel prossimo capitolo del Diario del Cacciatore, dove vi parlerò dei rettiliani. Quindi grazie ancora e vi aspetto nel prossimo video.